Superare il gap strutturale della Sicilia con lo sguardo rivolto al Mediterraneo. È stato questo l'argomento al centro del forum internazionale di presentazione dei lavori della prima edizione dell'Act Tank Sicilia, la piattaforma permanente che The European House Ambrosetti ha avviato in collaborazione con la regione siciliana e con la partnership di importanti realtà presenti nell'isola. All'evento, svoltosi a Palermo, hanno partecipato rappresentanti del mondo politico, istituzionale, dell'associazionismo, della ricerca e dell'innovazione. Abbiamo presentato oggi l'Act Tank Sicilia, un rapporto molto profondo sullo stato dell'arte dell'economia siciliana, che vuole produrre pensiero positivo ma anche favorire la nascita di nuovi investimenti. Le progettualità sul campo sono molte, alcune già attivate dall'ecosistema che abbiamo mobilitato, altre potenzialmente da attivare, ad esempio una grossa fragilità è nell'area della risorsa idrica, sia acqua che fognaria, e dove mi risultano essere stati cantierati come declinazione del PNRR più di 300 milioni, e lì c'è dentro un'opportunità enorme sia di migliorare il servizio ai cittadini e alle famiglie da una parte, che dall'altra creare valore attraverso la creazione di impresa che possa investire e fare sviluppo. E quindi queste sono un po' le corde che abbiamo voluto toccare in questa prima edizione, che spero sarà la prima di una lunga serie.